Ma non appena gli dei beati gli infliggono lutti, pur contro voglia li deve soffrire con cuore costante. Sempre si mostra conforme la mente degli uomini in terra alla giornata che manda il padre di uomini e dei. L'ospite ha avuto da tempo una parte, come conviene, pari alla nostra. Meglio sia stato così, Zac Tesippo, per la tua vita! Là, il cane Argo giaceva, disteso, coperto di zecche. Sembra gremito di spettri il portico. Piena la corte. Vile straniero, tu certo sarai rintronato di mente e non accetti di andare a dormire in casa di un fabbro o sotto qualche riparo. Io dunque ti laverò i piedi e per pietà verso te. Su quella piaga la vecchia passò con aperte le mani e la tastò, la conobbe e lasciò cadere il suo piede. Egli s'assise alla soglia di Frassino, dietro le porte, e si poggiò ad un pilastro in cipresso.